Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. È un unboxing, mi è finalmente arrivata la Devastator, la tastiera, anzi il gaming combo, Gyo combo, che ora andremo ad aprire. Allora, sto con una mano perché sto registrando dal telefono. Allora, andiamo a sollevare le linguette, intanto qua vediamo il pacco. Andiamo a sollevare queste qua. Intanto ringrazio Robby della Cooler Master Storm, della Cime Storm Cooler Master, che me l'ha gentilmente data. Allora, sorry. Ok, andiamo ad aprire. Ok, ed eccola qui, guardate. Bene, 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 bene. Di qua c'è il computer proprio ora per provarla. Andiamo a provarla insieme. Allora. Aspettate un attimo. Vabbè no, niente. Un attimo. Ok. Ok. E usciamo anche il mouse. È un po' difficile uscirlo ora. Ok, andiamo ad uscire la tastiera. Ok, e possiamo buttare il pacco. Aspettate, prendiamo il mouse e possiamo buttare il pacco. Allora, questa è una tastiera, appunto come c'è scritto, da gaming, quindi solo gaming. Ovviamente può essere usata per altre cose, ma diciamo che è da gaming. Allora, come vedete si presenta così. Molto rifinita nei dettagli, eccetera, eccetera. Sotto ha i feltrini e ha pure i cosi per alzarsi. Guardate questi qui. Vabbè. E ora la andremo a collegare. Ora l'andremo a collegare, quindi devo slacciare questo cosino qui, che mi risulta alquanto difficile. Scusate se mi sentite basso, ma non riesco ad accocchiarmi col telefono. Vabbè, tanto vi do una diapositiva nel tanto apro. Anche questo è il mouse, guardate, veramente molto belli, sono confezionati anche bene, si sa la Cooler Master com'è. Intanto c'è da dire che è una tastiera low cost rispetto alle altre e a membrana. Okay, ora andremo a connettere il jack. Metti a fuoco, autofocus. Ok, andremo a connettere il jack. Ed eccola qua che si accende, guardate. Ora, se io faccio... aspettate, come era? Scr. Allora. Eccola qua. Rolle. Guardate che figata. Mamma mia, guardate. Mamma mia, che bellissima. E poi c'è il mouse, che è veramente molto molto comodo, che andremo a collegare anch'esso. Questa volta c'è un solo cavetto, fortunatamente. Ok, e lo andiamo a collegare. Perfetto. E guardate che figata. Rieccomi qua. Allora, diciamo le prime impressioni comunque. Il mouse è veramente comodissimo, leggero, comodo. La tastiera è bella, molto bella, è meccanica, veramente ottima. Ottima per il gaming. Anche perché i tasti sono molto ravvicinati, veramente molto sensibile. Sicuramente un headset fantastico, bellissimo, da gaming. E quindi vi ringrazio, lo proverò, magari ve lo farò sapere in altri video, quindi continuate a seguirmi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, mettere mi piace e condividere, e ciao a tutti.